No, ma quello che io mi sono messo seduto un attimo lì a sentire queste persone che un anno scorso lei faceva la mamma, lui faceva l'impiegato, l'altro faceva l'avvocato, l'altro faceva il medico, era tutta gente che era sempre seduta lì, alcuni giornalisti, erano seduti lì a ascoltare altre persone che parlavano. E qui è successo qualcosa che voi ancora stentate a comprendere o non volete comprendere. Noi siamo, queste persone sono diverse, completamente diverse. Non siamo strutturati in un partito con un segretario di partito. Non siamo il famoso leader, che questa parola andrebbe abolita, perché il popolo che ha bisogno di un leader è un popolo di bambini. Forse siamo un popolo di bambini, forse siamo un popolo di gente che continua a votare testa d'asfalto e un cartone animato. Forse ci meritiamo questo, forse sì, tenendo presente certe statistiche che si leggono. Quasi il 40% degli italiani non riesce a capire il senso di un discorso, se è un discorso leggermente complicato. Abbiamo la più alta percentuale di persone che lasciano l'università al primo anno, abbiamo la più bassa percentuale di gente che non arriva, la più alta percentuale di gente che non arriva alla licenza di maturità. Se non partiamo da lì, dal pensiero, e allora l'informazione cos'è un giornalista? Il giornalista ha il dovere, non esiste il giornalista, esiste il giornalismo che deve dare un senso critico alla collettività, un senso critico. Si è perso il senso critico. Noi siamo una variante, non sappiamo neanche noi cosa siamo bene. Siamo dei cittadini inseriti dentro un sistema architettonico fatto per dei partiti politici che lavorano con rimborsi pubblici, che lavorano con sedi, con tesorieri. Siamo entrati noi come variante, non se l'aspettava nessuno. Noi partiamo da un V-Day, nasce nel 2009 questo partito, questo movimento, nel 2009, il 4 di ottobre, San Francesco. E siamo stati noi i primi francescani della politica, poi è venuto questo nuovo Papa, e quindi abbiamo messo insieme cittadini con delle idee condivise attraverso un social net, attraverso la rete, per dire basta, per dire è finito questo sistema, ma non per ragioni di carriera, occupare un posto di un altro, sostituirci a un altro partito politico. Noi siamo stati costretti a immaginarci un mondo diverso. Noi siamo un piano B, ve lo mettete mettere in testa. Noi siamo un piano B, poi starà la gente capirlo o non capirlo, avere la curiosità di capire chi siamo. Non riusciamo ancora a spiegare a voi chi siamo. Mi trattate da leader, io sono uno che garantisce chi entra, ho il simbolo e per far entrare gente che fa parte del Movimento 5 Stelle io devo capire chi entra, conoscere chi entra, farmi dare un documento, farmi dare il certificato penale, sapere da dove arriva, se si fa eleggere nella città in cui vive, che non abbia fatto più di due mandati, quattro regolette, facciamo firmare un contratto di comportamento che deve prendere il 50% in meno dello stipendio, rendicontare tutte le spese che adesso trovate tutto online, come un cittadino, dormono in tre in un appartamento, vanno a lavorare con l'autobus o con i taxi, sono estrapolati dalla loro vita normale, chi in Sicilia e vivono in una città che ne ha viste di cotte e di crude. E non avete ancora capito chi siamo. Ma come fate a pensare? Io chi sono secondo voi? Chi sono? Un ex qualcosa? Sono sempre un ex di qualcosa. Non riuscite a identificarmi. Sapete che non sono un leader perché non so, sanno molte più cose loro. Non sono qui a dire la linea del partito. Molti di loro non li conosco. Non li conoscete sui palchi, ci siamo incontrati sui palchi perché andavo lì a chiamare un po' di gente, a fare spettacolo, arrivava la gente e i primi tempi succedeva questo, che io parlavo con le liste fatte, con le persone di quella città, parlavo io, finito io, la gente se ne andava. E io dicevo, forse stiamo sbagliando qualcosa, forse siete voi che dovete parlare, spiegare chi siete. Nelle ultime elezioni invece succedeva il contrario, io parlavo un po', parlavano loro e la gente rimaneva. E adesso succede esattamente il contrario, che va di Battista, va alla taverna, vanno loro nelle piazze, la gente riempiono le piazze loro, cominciano i cittadini, se hanno un pochino di conoscenza, a capire che noi siamo un'altra cosa.
Allora, coalizioni, noi siamo stati eletti perché siamo andati sulle piazze a dire il nostro programma era: devono andare a casa tutti. Io non posso fare, noi non possiamo nel nostro DNA fare nessun tipo di coalizione con chi vuole inceneritori, con chi vuole cementificare, con chi vuole privatizzare la sanità, la scuola, chi vuole svendersi l'ENI, il gas, i mezzi pubblici. Non abbiamo niente in comune, non possiamo fare nessun tipo di alleanza se non sul nostro programma. Reddito di cittadinanza, ne parliamo, rimborsi elettorali, noi ci siamo tolti, non abbiamo accettato 42 milioni. Sembra, ogni tanto dice sì con questa storia dei 42 milioni, sono stufo anch'io di dirlo, forse avremmo fatto meglio a prenderli e io avrei fatto il tesoriere di 42 milioni, io il tesoriere Casaleggio ne prendeva 10, io me ne tenevo 10, me ne imboscavo 5, e perché no? Invece abbiamo fatto così, mettono dei soldi, pensate che mettono la loro paga, la mettono su un conto, per avere un IBAN sono dovuti andare lì a fare una manifestazione davanti al Ministero delle Finanze per avere un IBAN, per versarli, perché fiscalmente sarebbe stato un problema, per fare a garanzia questo conto che è di 2 milioni e mezzo dei loro soldi, a garanzia delle piccole e medie imprese sui prestiti bancari. Non sono 2 milioni e mezzo, sono decine di milioni, rappresentano, perché garantiscono il prestito delle banche ai piccoli imprenditori. Ma queste cose non sono mai successe, non è mai successo nella vostra storia, neanche nei vostri paesi emancipati, straordinari, tedeschi, austriaci, olandesi, svedesi, che siete avanti nel mondo per il welfare, l'avete inventato voi. Non è mai successo che le cose che abbiamo fatto noi, non le avete mai fatte. Cioè di mettere una legge in rete, commentarla, farla criticare e loro che sono dentro il Parlamento eseguono esattamente quello che dicono gli iscritti al movimento. Cioè la base dice a quelli dentro il Parlamento che cosa fare: votiamo online. Ma voi pensate veramente di andare avanti con questi giornali, con la carta stampata? Ormai si digitalizza qualsiasi cosa, ormai stiamo andando, e qui in Italia stanno bloccando questo fenomeno. Qui tassano il digitale al 22% di IVA e mettono al 4% il cartaceo degli editori. Io sono entrato in un mondo due volte, ma non pensavo che fosse così. Non pensavo di vedere uno che fa un emendamento del PD, un certo Speranza, che fa una buona legge, dice mettiamo un tetto agli stipendi pubblici dicendo 30.000 euro l'anno, bellissimo, sei dei nostri, ti votiamo, non c'è più PD, non c'è più destra, sinistra, c'è una bella idea da fare insieme, lo vogliono i cittadini, facciamola. E poi esci e sentire dire uno al telefono, ma senti, ho dovuto convincere tutto il Parlamento perché questa cosa non sa da fare, torniamo come prima, ho chiamato anch'io Speranza ha accomodato tutto, si è ritirata la legge che ha fatto, tutto a posto. Questo qui l'abbiamo preso, l'abbiamo fotografato, l'abbiamo filmato e l'abbiamo fatto mandare via e licenziato. Ma non deve andare via solo il lobbista, deve andare via chi è allobbato. Allora il signor Speranza, che ha fatto una legge buona e poi ci è andato sopra e l'ha rifatta al contrario, se ne deve andare. Questo è il Parlamento oggi: quando fuori delle commissioni trovi quello mandato da Surgenia, De Benedetti, che è l'imperatore della stampa in Italia, tessera numero uno del PD, con residenza in Svizzera, manda una sua lobbista, la vedi lì, fuori dalla commissione, dice cosa fa quella signora, di chi è? Ma non si sa chi è, chi l'ha inventata, ma è di Sorgenia. Entra, sta lì, poi la chiamano, entra nella commissione energia e riesce con 20 milioni di defiscalizzazione dell'azienda, per cui è stata mandata lì. Questo è il Parlamento italiano, non c'è nulla se non le televisioni e i giornali, non c'è nulla. Il parlamentare non sa quello che firma. Le provate a leggere il patto di stabilità o il fiscal compact, provatevi a leggere Maastricht, noi siamo entrati in Maastricht, 350 pagine, qualcuno l'ha letto? Dove si fanno i parametri del 60%, il 3%, ma chi l'ha detto? Qualcuno l'ha letto? Non lo sa nessuno, l'ha firmato De Michelis, ve lo ricordate? Quando, sì, finisco, vanno a vedere le leggi è il paragrafo 5 che modifica il comma 7, che modifica il comma 17, e magari è dentro il femminicidio. Allora noi guardiamo, stiamo parlando della protezione della vita delle persone, ma il comma 7 che modifica il comma 8 cos'è? E ma è un comma che modifica
l'abrogazione delle province, quindi abrogando quello che vorrebbe abrogare le province rimangono. E poi il dramma delle parole, la semantica, ci fregano sempre con le parole, non c'è l'abolizione delle province, c'è il svuotamento. Allora, abolizione o svuotamento sono due cose diverse. La Corte dei Conti ha già detto che con una legge così, svuotamento e non abolizione, aumentano, lievitano tantissimo i costi. È gente fatta così, sulla semantica. Io ho fatto uno spettacolo e parlavo di energia, parlavo di economia, parlavo di queste cose. Per 30 anni ho parlato di queste cose, andavo nei consigli di amministrazione della Telecom, andavo nei consigli di amministrazione di Parmalat, le ho fatte tutte. Io ho sempre fatto politica vera, di economia. Qui non parla nessuno di economia, il ministro dell'economia è un banchiere, cosa c'entra la banca con l'economia? Non c'entra. Ecos, nomos, economia è una cosa, la finanza è un'altra. E di economia si parla di 5 miliardi di tonnellate di merci che girano con 1 miliardo di tonnellate di petrolio e fanno 20 milioni di tonnellate di benzene nell'aria che sta modificando il clima. L'economia è indirizzare cosa produrre, cosa non produrre, con che materie, con che energia. È questa la struttura civile di un paese. Non abbiamo un piano energetico. Io voglio un piano energetico di 5-10 anni, passare dal fossile alle rinnovabili, spostando il carico fiscale di chi consuma più energia fossile e chi consuma più materie prime. Ma dobbiamo andare, abbiamo un fiscal compact, come fai? Per esempio, abbiamo proposto i 7 punti, eccoli qua i 7 punti. Sono 7 modeste domande, modeste. Io non voglio essere il reazionario che vuole andare in Europa, sono andato 3 volte, ho visto questa Europa, ho visto delle commissioni energia, c'era la Zanicchi, poi giravi, c'era un'altra, c'era la Gruber che mi chiamava una volta ogni 15 giorni, mi diceva devo andare in una commissione che parlano di fotovoltaico, sì, cos'è bene il fotovoltaico? Abbiamo queste persone lì, messe lì, scarti della nostra politica messe lì, che devono parlare con i lobbisti, con gente con 2 palle così, sull'energia, sul nostro futuro, dei nostri nipoti. Non sono all'altezza, quasi nessuno. E io guardavo queste 28 lingue, tutto tradotto in 28 lingue, 1/3 del bilancio in traduzioni, non adottiamo neanche 4 lingue, che potrebbe essere una, come l'ONU che ne ha 5, non ne ha 30. Hanno 2 parlamenti, uno ci costa a Salvuro 150 milioni perché 4 giorni al mese vanno tutti là e poi ci impongono a noi delle ristrettezze. No, io vado là a discutere gli accordi, fiscal compact me lo devi spiegare, quando me l'hai spiegato e l'ho capito, lo riproponiamo noi. Io non ci sto più, ma con democrazia, col dialogo e con tutto. Noi dobbiamo essere una solidarietà, la solidarietà. Abbiamo debiti, ce li spalmiamo tutti. Bene, possiamo andare alla domanda? Dialogo? Ok, la prima domanda, a te Andrealis. Buongiorno, loro Andreadis Singelakis dell'agenzia stampa greca e della TV greca Alfa. Vorrei chiederti come vedi la situazione della Grecia. E ho sentito dai parlamentari un'alleanza con i paesi del sud e quindi anche con la Grecia. Puoi parlare di questo? Assolutamente. È una cosa che io, è una nostra piccola proposta, modesta, di insieme alla Francia, alla Grecia, insieme all'Irlanda, alla Spagna, al Portogallo, andare lì e chiedere una doppia velocità dell'euro. Se non vogliamo uscirne, non potremo uscirne, faremo sempre un referendum su quello, ma almeno avere un euro a 2 velocità. Perché, cari signori, il discorso è questo, forse mi dilungo un po', ma per far capire a chi ci ascolta, perché voi queste cose le sapete, noi siamo falliti nel 2011, il nostro Stato è fallito, uno Stato può fallire, sì, può fallire, il nostro Stato è fallito nel 2011 con quasi 2.000 miliardi di debito, metà del debito nel 2011 era in mano alle banche francesi e tedesche, è chiaro che se fallivamo noi ci portavamo dietro l'Europa, non potevamo fallire. Se tu hai un negozio che uno ti deve dei soldi non lo fai fallire, lo foraggi finché poi ti ridà indietro qualcosa, è quello che hanno fatto, hanno mandato Monti con la sua agendina per far recuperare i soldi alle banche, questo, l'agendina rosa di Monti, non la solita agendina, adesso c'è questo qua, adesso ce n'è un altro, ma c'è Letta, è la stessa cosa.
È la stessa cosa. Quindi adesso siamo al 30%, 30 o 25%, perché ogni volta abbiamo questa metafisica del debito, la BCE dà dei soldi, noi diamo i soldi alla BCE, aspetta, la BCE ci ridà i soldi alle banche, le banche comprano debito attraverso i nostri titoli che mettono una garanzia per rifinanziare la BCE di nuovo alle banche. Siamo nella metafisica e non parlatemi di economia. Io l'economia deve dirmi cosa devo produrre da qui a 10 anni, me lo vuoi dire ministro dell'economia? Devo produrre automobili, frigoriferi, devo fare la quinta macchina per chi ne ha 4, devo fare il terzo frigorifero per chi ne ha 2, o devo vedere un po' la gente dove sta andando? Vuoi chiudere un'azienda che non va? Perché noi finanziamo attraverso l'Europa 36.000 aziende in Romania, con i nostri soldi vanno là e fanno benissimo andare là. Perché gli mettono tappeti d'oro, ma i tappeti d'oro li paghiamo noi attraverso l'Unione Europea con i nostri soldi, noi siamo il terzo finanziatore dell'Europa. Allora io mi tengo i soldi e le finanzio qui le imprese, 36.000, non in Romania. Non va a Scotti a fare il riso in Romania, arrivano i cinesi, comprano il riso Scotti e lo portano in Cina. Il giro è metafisica ormai. O mettiamo i piedi per terra e diciamo chi siamo e che cosa vogliamo diventare, perché io così non ci sto. E se 10 milioni votano Berlusconi e 10 milioni votano il PD, allora vuol dire che abbiamo sbagliato tutto noi. Allora chiederò scusa agli italiani e dirò: ho perso, sono pronto a perdere, ma voglio combattere fino alla fine. E o vinciamo, perché non ci sono feriti, non ci sono, o vinciamo o perdiamo, questa è una guerra, qui ci vuole una guerra e ci vuole un'economia di guerra. No, le macchine non le fai, non fai il SUV, facciamo mezzi di spostamento leggeri, bisogna vedere la mobilità in generale, come si sposta la gente, non l'automobile da 2 tonnellate, che sono concetti di 7 anni fa, di 10 anni fa, non fai più grattacieli, cemento, ponti, grandi lavori da 20 miliardi che non abbiamo neanche gli occhi per piangere, il corridoio 5 che non esiste, far viaggiare una mozzarella a 300 all'ora, andate a vedere i dati, andate a vedere i dati veri delle cose. Ok, c'è un'altra domanda, prego, vai. Dimmi perché mi scaldo così. È tutto colpa nostra, la stampa estera. No. Quindi. Ok, vai. Gonçalves, della TV pubblica del Giappone. Rimango soltanto al primo punto del programma per l'Europea, referendum per la permanenza nell'euro. Nel caso fosse votato un sì, ci fosse una maggioranza di sì contro l'euro, quale è il passo successivo ipotizzato da voi? Come verrebbe gestito il tutto? Introduzione di un'altra valuta e il debito pubblico, come verrebbe gestito? E poi una cosina molto veloce, la senatrice ha parlato di... Una domanda, scusa, una domanda sola. Perché altrimenti... Parla portoghese. Se dovessero vincere i sì, cioè uscire dall'euro, beh, dobbiamo avere una banca in Italia non descritta prima... Quindi dovremmo fare in concomitanza delle cose. Noi ovviamente un piano B ci vuole. Ora la catastrofe, se noi ci riprendiamo la lira, io non lo so se sia una catastrofe. Chiaramente se noi avessimo una lira svalutata diventeremmo competitivi con i nostri prodotti all'estero, la solita cosa. Però dobbiamo anche tenere presente che noi compriamo, cioè importiamo per 110 miliardi materie prime dall'estero. Quindi il guadagno che faremo esportando con la moneta debole lo perderemo nelle esportazioni. Ora di questi 110 miliardi che noi importiamo con valuta debole, 60 sono di energia fossile. Ora lei capisce che io divento matto, perché io l'energia me la faccio da 20 anni. Io so cosa consumiamo e che cosa importiamo e che cosa facciamo con l'energia, che è la cultura della società del prossimo millennio. È lì il punto. Noi dobbiamo eliminare questi 60 miliardi di importazioni di energia fossile potenziando la produttività delle energie rinnovabili in Italia. E c'è tutto, ci sono tutti i criteri, tra il geotermico, tra il fotovoltaico e l'eolico. L'eolico l'hanno dato in mano, in pasto alle multinazionali, hanno dato sovvenzioni a IOSA a tutti, hanno fatto impianti dove non c'erano, li staccano dalla rete, li vedi girare ma non producono energia. Sa perché li staccano dalla rete? Perché devono lavorare con le centrali a olio, combustibile e a carbone. Io voglio staccare il carbone e l'olio combustibile.
Poi vediamo il geotermico, ogni casa può avere un impiantino di geotermico, ogni edificio può essere autosufficiente, quindi l'energia, non grandi impianti, micro impianti. Ma io non vi devo insegnare niente a voi tedeschi, a voi olandesi, a voi danesi, ho copiato da voi, è 20 anni che giro a vedere come vi riscaldate le case in Danimarca con calore nelle foglie. Io sono andato al Wuppertal Institute a vedere come progettano un frigo che dura 100 anni, io vado a vedere e vedo la possibilità di fare di fare energia come la rete, come internet. Ogni cittadino diventa un produttore consumatore attaccato a una rete bidirezionale. Bidirezionale significa che tu produci energia, il surplus la metti in rete, se la prende un altro, con un software centrale dei comuni che gestiscono in modo semplicistico e digitale una cosa meravigliosa. Abbiamo 8500 comuni, 7000 sotto i 20.000 abitanti, non possiamo fare una rete capillare di energia, e io devo stare a aspettare quello là che va in Azerbaigian, mi fa la conduttura di 30.000 km che sbarca sotto il Mediterraneo, va in Puglia, poi risale per avere il gas dell'Azerbaigian, e io devo essere ricattato da Putin, dall'Azerbaigian, perché in qualsiasi momento mi staccano il gas. Ok, va bene, qui... No, italiani, eh? Beh, è una proposta, scusate, io non ho la soluzione, io non devo avere una soluzione, io posso fare una proposta e poi che viene, ogni punto viene messa in rete, discussa in rete, discussa dagli specialisti, da voi. Se uno fa l'elettricista mi dà il suo parere, benissimo, se uno fa il professore di chimica e di elettronica del Massachusetts mi dà il suo parere, inseriamo delle intelligenze collettive per risolvere un problema, lo risolviamo. Io lancio una cosa, perché dobbiamo fare il passaggio dell'energia, è importante, perché il passaggio dell'energia è la civiltà. Io voglio un piano energetico di 20 anni. Diamoci degli step. L'energia elettrica deve essere trasformata in 20 anni, 20. Cominciamo adesso, in rinnovabile. Sì, sulla questione, sì. Certamente, come diceva Beppe, uno dei primi passi è contestare questo tipo di provvedimento sulla Banca d'Italia che sta andando avanti in porto adesso. Chiaramente non è un passo in quella direzione. Se noi comunque dovessimo scegliere in qualche modo di pensare a un euro differente o avere un'uscita da questa moneta unica, chiaramente avere una banca in mano ai privati non aiuterebbe, ed è per questo che noi contestiamo sia la scelta fatta sia il valore della ricapitalizzazione della banca, che rende di fatto quasi impossibile per lo Stato italiano nell'attuale situazione ricomprarsi la propria banca nazionale. Sulla questione del debito, brevemente, io penso che, visto che abbiamo fatto questo grande favore che ci ha consentito allo Stato di recuperare, di rinazionalizzare buona parte del proprio debito, bisognerà anche dire agli operatori nazionali: beh, guardate, non siamo più in grado di sostenere un interesse su questi titoli che vi abbiamo promesso, ricontrattiamolo. Per me quella è una strada da seguire. Ma quello che volevo dirvi è che qui parliamo di sovranità, Qui il fatto di perdere la sovranità, perdere il fatto di battersi moneta, nasce 100 anni fa da un banchiere, L'idea fu di Einaudi quando scappò, andò a Lugano e da lì disse: ci vuole, ma erano tempi diversi, uomini diversi, e disse che bisogna perdere il fatto di battere moneta. Ma io stiamo perdendo, oltre a quello, stiamo perdendo la sovranità alimentare, economica, la sovranità monetaria, stiamo prendendo la sovranità di qualsiasi cosa. Ce lo dice l'Europa. Questa parola comincio a detestarla, ce lo dice. Io voglio dire qualcosa all'Europa, vogliamo dire qualcosa all'Europa. Non siamo stupidi, non sono io che vado lì a fare i monologhi da comico. Andranno le persone come queste, informate dei fatti, chiederemo delle cose, metteremo in rete quello che chiederemo. Vogliamo delle risposte, vogliamo che il finanziamento non vada dalle multinazionali dell'agricoltura, che vada alla piccola e media impresa, al consumo zero, al territorio. Ok, ma scusa, ti dico anche questi altri punti perché sono interessanti. L'abolizione del fiscal compact ne avete già parlato, l'adozione degli euro bond, dice o fai uno o fai l'altro, d'accordo, però l'Europa era nata anche in uno spirito di solidarietà. Se abbiamo dei debiti ce li spalmiamo tutti i debiti. La Grecia si poteva salvare con 2 miliardi di euro, era una stupidata se ci potevamo prendere il debito della Grecia. E tu mi dicevi: la Grecia com'è? 9 condomini su 10 non hanno l'elettricità,
9 su 10 ritornano con la legna. Abbiamo pubblicato una lettera di questo, non nelle grandi città si ritorna al cavallo, 100.000 targhe di automobili ridate indietro, farmaci che non ci sono più. Sta succedendo anche qua, andate a parlare con le farmacie. Le farmacie non hanno più le scorte dei farmaci, non hanno, hanno difficoltà perché costano molto, perché trasportarli qua costano molto, vanno a venderli in Europa dove hanno più agevolazioni. Ma dove? È un paese che se ne sta andando sotto gli occhi di tutti, qui non si può stare fermi a guardare la destra, la sinistra, questo lebetino che arriva con Berlusconi, si mettono lì la legge elettorale. Ma cosa se ne frega la gente della legge elettorale? Non va a votare il 50% della gente, più del 50%, non va più a votare il secondo turno, terzo turno, ma dove vuoi che va? Non c'è più la democrazia in questo paese, signori, è scomparsa sotto i nostri occhi, col sorriso. Ok, Rob Salbert, vai. Giusto la mia domanda, per televisione olandese, due parole, Matteo Renzi, proposta elettorale, che aspetta da lui? Che cosa aspetta da lui, da Matteo Renzi? Ma assolutamente, Matteo Renzi è un vecchio politico, è un cartone animato, messo lì. Non puoi parlare di questa persona. No, l'incontro, perché non avete fatto l'incontro? Io non sono delegato a incontrare nessuno per parlare di una legge così importante. Gli incontri si fanno in Parlamento, alla Commissione Affari Costituzionali, con queste persone che sono state delegate per rispondere, per fare le leggi dai cittadini. Io no, non ho nessuna delega di parlare con chi? Con chi? Con uno che 5 giorni prima dice Berlusconi game over e ha fatto un patto con un condannato, di nascosto, messo lì dentro in una sede privata, e Berlusconi che esce scortato dalla polizia con una condanna passata in giudicato, adesso deve o fare gli arresti domiciliari o lavori. Ma dov'è un paese così? Scortato dalla polizia? Ma stiamo scherzando, non ha nessun il valore di questa legge elettorale che stanno facendo questi due è assolutamente per fermare noi, che siamo la variante impazzita che non riescono a fermare. Udo Gumpo, vai. Udo. Sì, no, volevo interrompere il discorso. Allora, Udo Gumpo, RTL. Beppe, una domanda concreta, adesso volevo tornare un po' terra a terra. Il debito pubblico italiano, credo che, come tu hai sempre detto nel tuo blog, ha certamente anche cause interne, non è solo tutta colpa della Merkel, si potrebbe anche parafrasare, come per esempio i famosi 30.000 forestali della Sicilia non sono stati assunti dalla Merkel. Che cosa vorresti fare? Perché questa è di 400 milioni di euro all'anno, e qui la linea si interrompe, e volevo capire da te. Se tu vuoi far rientrare il debito pubblico italiano, soprattutto il deficit, non spendere più di quanto si guadagni, credo che sei sempre stato d'accordo, cosa ne vuoi fare di questi 30.000 forestali, oppure dei 25.000 dipendenti dell'ASL di Salerno, 10 volte il numero di quelli di Verona? Guardi, il bilancio. Sì. Grazie, guardi, io implicitamente le ho già risposto prima nel mio intervento. Qui manca un'autorevolezza da parte della Commissione. Sì, è vero, non l'ha fatta assumere la Merkel, quelli forestali. Non è stata la Merkel a permettere quello che noi abbiamo definito, con un termine che può apparire volgare, ma che rende bene l'idea, del marchettificio, che raggiunge quasi 1 miliardo. Si danno soldi a pioggia, 5-6 milioni, anche ad orchestre in giro per l'Italia. Ma la Commissione europea, proprio nell'ambito anche del TUPAC, quello che dovrebbe verificare i conti degli Stati membri, non ha detto una sola parola di fronte a questo e ha accettato, come ho detto prima, la clausola di salvaguardia, quella che penalizza i cittadini. E tornando anche alla Grecia, io le dico che dalla parte dei parlamentari tedeschi noi abbiamo sentito parlare di povertà come effetto collaterale e Olli Rehn non ha parlato una sola volta di imprese, di occupati, di lavoro e di famiglia. Quello che io le posso dire, se si guarda il nostro programma,
tutto insieme si vede che nel reddito di cittadinanza, che è un diritto di civiltà per tutti, se viene approvato quello, come anche il resto del Parlamento dice, ma non opera, invece si potrebbe fare perché le coperture ci sono e c'erano nei tagli e noi le abbiamo indicate molto puntualmente, tant'è che la parte tecnica dell'ufficio di bilancio l'aveva anche accettato, ma la decisione politica l'ha rinnegata, proprio perché la politica italiana, come è stata gestita fino adesso, vuole conservare quel bacino elettorale, quello dato da interventi di ammortizzatori spot, quindi lavoratori socialmente utili solo in una determinata regione, assunzioni ad hoc soltanto in un determinato territorio. Noi questo l'abbiamo contrastato e nessuno l'ha detto, perché il coraggio del Movimento 5 Stelle è stato proprio quello, nell'essere liberi da qualsiasi lobby e a dire anch'io ho detto no a degli interventi a pioggia nel mio territorio, perché so che quello crea solo altro debito pubblico. Quello che sono andata a dire in Europa ieri è proprio questo, che questa governance assolutamente fallibile del governo italiano viene ipocritamente lasciata andare a fronte di lacrime e sangue per i cittadini. E quella è l'Europa che noi non vogliamo, e quella è l'euro che noi non vogliamo. L'Inghilterra ha detto chiaramente, se continuate così noi non solo non entreremo nell'euro, ma usciremo anche dall'Europa. E io sono certa, di questo veramente ci metto le mani sul fuoco, che quell'alleanza con i paesi mediterranei è più che possibile, e allora si può avere quell'euro 2, quell'euro che è supportato da una reale economia, da quella nostra. È certo che è da dire che è stata la cecità dei governi, soprattutto del nostro, perché l'Europa è a trazione tedesca, perché l'Italia tace, perché l'Italia cerca sempre di coltivare il piccolo orticello, e perché così, e quindi adesso non si trova altro che a subire quello che dall'Europa viene. Non ha capito l'importanza di quelle firme, di quella variazione della Costituzione, le ha accettate così, gliel'ha detto l'Europa, ce lo dice l'Europa, ok? Sì. È questo che ha fatto i governi italiani fino adesso. Quello che hanno fatto i paesi sudamericani, sono usciti da una crisi. Quando l'Ecuador, vi ricordate, Correa 45 anni, è un laureato ad Harvard, è presidente dell'Ecuador, si alzò e disse il debito che abbiamo col Fondo Monetario non lo paghiamo perché è immorale. Come immorale? E sono andati in causa, ha vinto la causa, perché ha detto, avete usato lo stesso termine quando siete andati in Iraq voi Stati Uniti, avete detto 50 miliardi di dollari di debito dell'Iraq, noi non lo paghiamo perché è un debito immorale. Hanno vinto la causa, hanno fatto una serie di embarghi sull'Ecuador, gli hanno tolto tutto, ovviamente contro il Fondo Monetario, l'hanno isolato, e cosa è successo? Che il Brasile ha cominciato a dire no, aspetta, non ti lascio solo, ti mando magari un po' di roba, di verdure fresche, di frutta che ce l'abbiamo. Allora il Venezuela ha detto ti mando il petrolio, magari un po' di petrolio così gratuitamente. La Bolivia ha detto ti mando 1 miliardo di euro, poi me li dai. L'Argentina ha detto ti mando un po' di carne di prima scelta per i tuoi. Si sono aiutati. E oggi Correa scrive un articolo bellissimo, se lo andate a leggere sulle Monde Diplomatique, dove dice che l'Europa è nella esatta situazione di come erano i paesi sudamericani prima del casino, con inflazioni, con la moneta che era svalutata, con le stesse cose così. Poi per i 20.000 che proteggono il territorio, ti volevo rispondere, non è detto che sia uno spreco, perché il problema del nostro territorio ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, frane, non abbiamo la protezione del territorio, nessuno pulisce più i tombini, dovremo vedere innanzitutto tutta la disciplina delle acque, le fognature, il trattamento acque, dalle fogne, piove in mezz'ora quello che pioveva in 6 mesi, dobbiamo riprogettare e proteggere il territorio, loro ci sono già sul territorio, magari si potrebbero impiegare in un altro modo, però mi riferisco a questo, si licenziano, si chiude un'azienda, l'azienda va chiusa, si devono salvare le persone, reddito di cittadinanza. Allora, fate un ragionamento, scusate un attimo, cioè io continuo a conoscere un sacco di gente che è convinta di avere un posto di lavoro, ma non ha un posto di lavoro, ha un posto di reddito, perché è il reddito quello che ti mantiene dentro la società o ti espelle dalla società, non è il lavoro, è il reddito. Allora, cioè, la maggior parte dei nostri giovani, la maggior parte di oggi chi lavora, si deve adeguare a qualsiasi tipo di lavoro e diventano generazioni di frustrati. Studi una cosa, ne vai a fare un'altra, devi andare in un altro paese, ti devi adeguare, sei completamente fuori sintonia per quello che è la tua possibilità di fare oggettivamente le cose.
Allora, è più importante il reddito o il lavoro? Il lavoro, quello che perdi il lavoro oggi, quel lavoro lì non torna più. Ce lo dobbiamo reinventare. Reinventare, gente di 70 anni non sa neanche cosa sia un crowdsourcing, non sanno cosa c'è un lavoro in rete che sta aumentando, non sanno che le progettazioni avvengono in un altro modo, che c'è il digital divide enorme in Italia. Hanno 70 anni, non sanno di cosa parliamo. Quando sono andato da Prodi a fargli vedere cosa poteva essere l'open source per risparmiare milioni nelle situazioni, nelle amministrazioni pubbliche, non sapeva neanche cosa fosse. Non ce la faranno mai, ci dobbiamo reinventare il lavoro. Allora un reddito deve essere per tutti, come hanno fatto in Svizzera, hanno fatto un referendum, vogliamo un reddito per tutti, dalla nascita alla morte. Okay. Potrebbe, come lo paghiamo? Lo paghiamo con le pensioni, togli le pensioni, lo paghiamo con una grandissima riforma fiscale che faremo in 10 anni, non dico, non ci sono miracoli, ma a Monte Carlo hanno una tassa, funziona, la tassa sui consumi, l'IVA. Okay. Paghi i consumi e togli tutto il resto, potrebbe essere un'idea, lo dicono dei grandi luminari austriaci, tedeschi, svizzeri, dei professori di cattedra, non lo dice un ex comico, portare tutto lì e finanziare il reddito di cittadinanza per chiunque. Sono Gavin Jones della Reuters, telegraficamente un paio di domande. Il referendum sull'euro è contro la Costituzione, perché si può fare referendum sui trattati internazionali, uno. Poi sono sulla Sardegna, voi eravate il primo partito in Sardegna alle elezioni politiche, no. Com'è che non vi presentate neanche alle elezioni del prossimo mese? Poi uno una un pochino solo, più, vabbè, sono molto, solo sul sì, elettorale, ha detto che è stato fatto contro di, per bloccare voi, sì. Ma lei crede che passerà questa proposta di Renzi? E non era un, se è fatto con voi e passa, non era un po' più sensato negoziarla per impedire una legge contro di voi? Allora, per la Sardegna è successo questo, che siamo andati avanti 4-5 mesi, io non entro nella composizione delle liste in nessun posto, le liste si autoformano sul territorio e con un programma, si siedono a un tavolo, parlano, poi eleggono un capolista candidato presidente della regione, mi mandano i documenti, io guardo se sono a posto i documenti, cioè che non siano inquisiti, che non hanno processi in corso, che siano residenti lì, che non abbiano fatto più di 2 legislature, le solite 4-5 cose. Lì non siamo riusciti, come non siamo riusciti in Liguria, quando ci sono dei meet-up, dei gruppi uno contro l'altro, e gente che è entrata, gente un po' strana, e sono entrati, non sono riusciti. Io ho detto, o vi mettete d'accordo o non siamo pronti, perché se non andate d'accordo con voi non potete andare a fare, a ristrutturare un'isola con dei problemi così. Non siete in grado. Quando sarete in grado, vi mettete d'accordo sul programma e siete tutti d'accordo, portate la lista, cominciate. Andiamo a piccoli passi, solo per questo. Se io avessi fatto come a volte pensate che arriva tutto dall'alto, avrei fatto una lista con la gente che conoscevo, avrei imposto quello, imposto quello. Non ho imposto niente, saltiamo il turno, come abbiamo fatto in Liguria, che non erano pronti ad andare a gestire la città, c'erano due meetup uno contro l'altro, finché non si sono messi d'accordo, hanno fatto una lista, sono andati d'accordo e sono stati eletti al comune di Genova. Quindi è nel nostro DNA, non, nessuno impone niente a nessuno. E per quanto riguarda il referendum, non è contro la Costituzione sui trattati? Certo, noi abbiamo noi vogliamo introdurre delle cose nella Costituzione, ma questo governo non ci si può neanche avvicinare. Poi scusa Beppe, scusami se mi interrompo, ma secondo voi, no, la domanda che lei fa è giustissima, ma secondo tutti voi è normale che non sia possibile chiedere ai cittadini se vogliono stare da una parte o dall'altra, all'interno dell'euro o fuori dall'euro? Cioè il problema è un deficit democratico. Se noi pensiamo anche all'articolo 17 del Trattato dell'Unione Europea, che stabilisce i criteri per l'elezione della Commissione Europea, che voi sapete benissimo, meglio di me, quanto sia importante e quanto influisca, cioè ha sostanzialmente il monopolio dell'attività legislativa europea, sono le persone nominate. Cioè persone che non vengono elette democraticamente dai popoli, sono dei nominati. Questo è il problema grave, quindi c'è un deficit democratico europeo che noi dobbiamo andare a sopperire. Prima mi facevano una domanda sulla questione della Grecia. Io mi chiedo, no? Lì è intervenuta pesantemente la Troica, in Grecia.
quali sono state le soluzioni che oggi abbiamo? La disoccupazione in Grecia è fuori scala. Se noi qui siamo in media più o meno europea, lasciando stare la Germania naturalmente, siamo in un'altra Europa, noi siamo intorno al 13%, in Grecia sono fuori scala, cioè sono oltre il 25% di disoccupazione, il dato della disoccupazione è di oltre il 25%. Cioè io mi chiedo, è normale? È normale che non possiamo avere degli strumenti democratici? Scusa, adesso è teorico perché non ci stiamo ancora. Elena Pushkarska, quotidiano russo Kommersant. Lei ha parlato di guerra contro l'euro in senso metaforico, ma adesso nelle piazze di Kiev, che è paese vicino a Russia, Ucraina, la gente sta combattendo proprio per entrare nell'euro, nell'Europa. Cosa lei avrebbe detto a questa gente? Ci sono anche i morti. Io, guardi, non sono un anti-europeo. Cioè, teniamo presente che ci sono, su 27 paesi, 10 non sono nell'euro, ma sono dentro l'Europa. Cioè, ci sono vari motivi, varie visioni di un'Europa. Io penso che sia il male minore l'Europa rispetto a un regime di Putin. Penso che sia il male minore. Non conosco esattamente i problemi che ha l'Ucraina, ma presumo che siano dipendenti dall'energia o dipendenti dalla vita. Quando c'hai l'energia in mano a un'altra potenza, quindi hai un grosso problema. No, adesso Putin le ha proposto anche agevolazione, anche soldi, sì, diciamo. Io, ma loro preferiscono la libertà. No, lo voglio chiedere, esatto, solo. L'Ucraina deve avere il diritto di fare un referendum e scegliere. Tutto lì. Poi che la scelta degli ucraini sarà quella migliore per l'Ucraina. Elena Lorenzo, quello che vogliamo fare noi. Elena, prego. Un tocco a destra rispetto a te. Prima a parlare di queste cose, ragazzi, ma chi ci avrebbe mai pensato? Vabbè, questo lo sto a destra. Intanto io penso a mia mamma che mi vede. Voglio tutte le soluzioni. Elena, veramente. Non c'è suono? Non c'è microfono? Ma se gridi, sì, ti pronto. Sì, okay. Vai. Sì, sono Elena Giolente del giornale argentino Pagina 12 e volevo fare una domanda molto specifica a Grillo. Lei ha nominato il Papa Francesco, vorrei capire che cosa pensa lei di questo Papa e soprattutto se quello che dice questo Papa può aiutare al vostro lavoro. Beh, io, guardi, ripeto questa cosa, noi siamo nati prima di quel Papa lì, il 4 di ottobre del 2009, il giorno di San Francesco, io feci quel discorso nella piazza, i pazzi di Dio, lo chiamavano il pazzo di Dio, è la pazzia che poi ristruttura il mondo, non è certo la filosofia, è la pazzia. Quindi noi abbiamo fatto un movimento così, senza soldi, mettendo insieme così, un movimento che è diventato una comunità. Una comunità è questo movimento. Quando andavamo in giro, uno metteva il camper, l'altro si pagava la benzina, quell'altro ci ospitava a casa, ci aiutavamo, facevamo una colletta con le magliette, ci siamo autofinanziati, era nello spirito francescano. Quindi siamo in completa sintonia e questo è un pericolo, come noi siamo un pericolo per la politica italiana, questo Papa è un pericolo per la finanza mondiale. Ed è visto come un pericolo, guardate, perché è un uomo che si mette lì, si butta lì, va in mezzo alla gente, ha sperimentato cos'è, vuol dire essere evangelici. Il nostro è un movimento non evangelico ma ecumenico, può entrare chiunque. Con dei piccoli requisiti, ma chiunque. Noi non abbiamo ideologie di destra o di sinistra, abbiamo delle idee e se sono buone sono buone, non sono né di destra né di sinistra. Noi non facciamo accordi con questi perché gli accordi con questi non si devono fare. Non si devono fare, non ne facciamo perché siamo stati eletti per mandarli tutti a casa. Questo è il principio. O vinciamo noi o ce ne andiamo noi. Okay. Quindi mi sembra semplice, ci hanno eletto apposta. Quindi le coalizioni, questa politica dei partiti è finita, è la preistoria. Adesso i cittadini mettono in rete, noi mettiamo in rete una legge, i cittadini la discutono e poi si applica. E i rendiconti, le spese del Parlamento e del parlamentare vengono viste in rete, vengono gestite dai cittadini. Guardate! Il cittadino che entra in un processo politico è nuovo, non lo fate neanche voi, in Russia né in Germania né in Danimarca.
Sono Hedwig Sedek della radio e televisione belga. Volevo sapere, lei è molto bravo a criticare, vorrei sapere se può uscire un attimo dalla sua posizione di là, guardarsi stesso e fare un'autocritica per quest'ultimo anno in Parlamento, delusione, pentimento, cose, e se gli italiani, 10 milioni rivotano Berlusconi, 10 milioni del PD, è vero che volete uscire tutti quanti o vale la pena di essere un piccolo partito di opposizione? Noi abbiamo preso il 25%, poi c'è stato questo colpettino di Stato di Napolitano che in una notte si è riunito con due personaggi di notte e ha fatto la larga intesa per bloccarci. Noi siamo stati eletti con le elezioni a febbraio, mai state nella storia di questo paese, eravamo gli unici a raccogliere le firme, con i banchetti, nella neve e tutto, ci hanno sempre osteggiato, sempre, anche con il deposito del simbolo. Quindi noi siamo un'anomalia lì dentro, un'anomalia, ci vedono come un'anomalia, non c'è niente da fare. Quindi cioè, dobbiamo combattere con gente che ti dice una cosa in faccia e poi ne va a votare un'altra. Me ne sono reso conto col poco tempo che sono stato con loro, che devono combattere. Abbiamo fatto degli errori di comunicazione senz'altro. Si immagini un cittadino normale che si trova lì con 7-8 televisioni in bocca, un microfono dietro l'orecchio, che gli fanno domande assurde, che magari fa un'espressione. Oggi il cancro vero è l'informazione in questo paese, è un cancro vero. Un cancro vero, se ci fosse una BBC, ma basterebbe una rete RAI normale. Noi abbiamo invece la RAI che è 13.000 dipendenti, che il 60% dei ricavi li fa fare fuori, da società private fuori di ex dipendenti che erano prima in RAI, a 13.000 persone di cui tecnici straordinari sottoutilizzati, ha fatto un bilancio dove se lo legge c'è 238 pagine, una pagina è dedicata al digitale, una pagina su 238, perde 250 milioni l'anno scorso, il prossimo anno 500 milioni. Qui, com'è? L'autocritica è nella comunicazione, non riusciamo ad avere una comunicazione normale. Normale. Poi alcuni di noi dissentono, alcuni di noi ci vogliono, siamo 160, se tre o quattro dicono qualcosa, ma bisognerebbe inventarseli perché ci tengono vivi un po' la discussione. I primi tempi ci hanno sempre attaccato la ricevuta, hai perso la ricevuta, scontrini. Gli scontri, noi siamo sempre stati i grillini, quelli che smanettano un po' nel computer, anche quando abbiamo preso il 25%, sì, ma siete il voto di protesta, non contate nulla, era questo. Non si sono rivolti a questi ragazzi, a questo, come un'espressione di 9 milioni di persone. Noi siamo il primo movimento in Italia. Primo, allora abbiamo bisogno di essere considerati come tale, considerazione, e la stampa non ce l'ha quasi mai data, forse un po' adesso si sta ammorbidendo, perché siamo dentro, abbiamo il presidente della RAI, il presidente della FICO. Ma la seconda, scusa, un piccolo partito di opposizione o se ne va? Una domanda. Cioè, esatto, ok. Ha detto prima e vale pure ora, no? No, l'ha detto prima, vale anche adesso, no? Che cosa? Lei adesso, se 10 milioni votano Berlusconi, 10 milioni votano PD. Ce ne andiamo. Noi allora. Sì, ma io voglio essere mandato via dai cittadini, non da questi cartoni animati. Mi spiego, noi abbiamo un'Italia molto, abbiamo quasi 20 milioni di pensionati, di cui una decina sono quelli che votano Berlusconi, ma giustamente, perché hanno una pensione che magari li fa vivere abbastanza bene nella crisi, la seconda casa magari in affitto, sì, c'è un po' di IMU, quello lì ti dice te la tolgo, ti do delle cose, ma e sente uno che grida nelle piazze, non c'è una mia foto normale, perché un anziano quando mi vede per la strada e si presenta mi dice ma come non mi grida qualche parolaccia in faccia, no, non grido solitamente, la mia, allora dice io perché devo cambiare il sistema perché me lo grida un ex comico, quando io in fondo deflazione, prezzi bassi, Tunisia, 30 euro al giorno col medico a 5 stelle, chiudo il gas, affitto la mia casa, sto bene, abbastanza bene, e questi sono 10 milioni di pensionati, ma io dico sì, state bene finché vi arriva la pensione.
E quando non vi arriva la pensione cosa fate? Perché ci siamo. E gli altri sono impiegati pubblici, che hanno lo stipendio pubblico, il contratto è indeterminato, sono i coinvolti, 1 milione coinvolti, subappalti, appalti, subappalti, gente coinvolta, e sono altri 10 milioni. Abbiamo il paese diviso in due. Io voglio rivolgermi a queste persone qua. Bene, se voi state bene e l'altra metà dell'Italia, piccola, media impresa, artigiani, agricoltori, è sott'acqua e vi sta bene così, a me non sta bene così. Non voglio vivere in un paese dove abbiamo quasi 30 milioni di persone che sono al limite della povertà. Bene, prego. Buongiorno, Petri Burzov, Radio Televisione Finlandese Yle. La mia domanda riguarda le elezioni europee. Io volevo sapere se voi pensate di entrare in coalizione con gli altri partiti populisti nel Parlamento europeo. Grazie. Il populismo, già le parole sono importanti, le parole. Populista è diventata un'offesa. Siete populisti, euroscettico. No, noi per adesso andiamo da soli. Per adesso andiamo a secondo me, secondo noi, poi vedremo, sono cose che decideremo insieme, se ci sarà qualche gruppo tedesco, finlandese, olandese con cui fare massa critica, che abbia il nostro programma. Ma ripeto, noi non siamo anti-europei. Guardate che voi mi avete descritto sui vostri giornali, specialmente in Germania, in Francia, come un razzista, come un scialpello. Quel signore lì lo sa bene perché l'ha scritto lui l'articolo, che io li scialpero ai razzisti. Guardate che io vi dico una cosa, ma in cui credo fermamente, che in questi momenti di depressione economica, culturale, sociale, di valori, si instaurano sempre dei regimi totalitari, nazisti, il razzismo, sta nascendo questo. E qui non è nato perché ci siamo noi che abbiamo occupato questo voto, ci dovrebbero ringraziare che ci siamo noi, perché non ci sono albe dorate, perché non ci sono partiti nazisti ungheresi o finlandesi. Ci dovrebbero ringraziare che abbiamo fatto da tampone a queste cose qua, perché adesso in questi momenti ecco che viene fuori l'identità della destra e della sinistra, perché essendo da 20 anni senza identità ideologiche, perché fanno inciucci da 20 anni sul cemento, sugli inceneritori, sui grandi lavori, sulle banche, su tutto, adesso è il momento che si possono identificare, sai dove? Sull'immigrazione. Adesso allora dividono in tifoserie, allora via l'africano, via dall'Italia, prima gli italiani, prima il pane agli italiani. Sono frasi che funzionano quando non c'è il pane e funzionano anche per darti un'identità che non c'hai più. E dall'altra parte il buonista, noi accogliamolo, io soli, tutti qua, siamo buoni, venite, la mobilità è un diritto dell'umanità, venite, poi non abbiamo una lira per metterli da qualche parte, poi li abbandoniamo nei centri, poi, allora i buonisti finti e i razzisti, allora facciamo queste due divisioni, mentre ce n'è una terza che è la nostra, di sedersi a un tavolo europeo e dire i flussi come li governiamo, li facciamo tutti insieme, se la gente passa per la nostra penisola e vuole andare in un paese dell'europeo, ci date una mano a trasportarlo dove vuole andare. Bene, è una situazione che dobbiamo spartire con l'Europa, assolutamente. Poi, se sei, quindi noi stiamo salvando quella poca democrazia che c'è, e quando non arriveranno più le pensioni, e ci siamo, e quando non arriveranno più gli stipendi pubblici, e ci siamo, perché vedrai i tagli che ci saranno, allora voglio vedere cosa succederà a questo paese. Vai. Michael Day, The Independent, Londra. Una domanda leggermente retorica forse, però siamo in 2014, cosa dovrebbe pensare uno straniero, visto che abbiamo un vicepresidente del Senato che abbia paragonato un ministro nero con un orangutan, l'ultimo paese importanti senza unioni civili per i gay, un condannato come chi rimanga ancora nel centro della discussione elettorale. I vostri pensieri, grazie. Ma parla della Chiesa? Sì. Noi abbiamo la prova di quello, vai a leggere cosa ho detto sul blog su Calderoli quando ho fatto queste cose qua, ma a volte è una speculazione giornalistica, è solo quello, vendono copie su questo,
vendono copie sulla Chienge, sui titoli, su una battuta brutta, tutto quello che vuoi che non si dice in pubblico, ma io non capisco, se c'è un Totorina al 41 bis che sa di essere registrato e dice queste cose, vanno al TG1 in prima serata, vuol dire che non è Totorina che dice le cose, vuol dire che questa notizia deve arrivare in certi posti e viene fatta arrivare in certi posti, hai capito? Quindi il discorso si amplia un pochino di più. Noi abbiamo una stampa che sta agonizzando, la stampa di carta e i telegiornali stanno agonizzando perché la pubblicità che tiene... Roli, insomma, no? Cioè, vabbè, ma cioè se in Olanda tu dai di ma noi abbiamo cosa devo dire? Che non posso mica condividere un insulto così. No, allora, ma tu mi fai una domanda che è già un insulto per me. Ma è come se mi dici cosa se tu mi dici cosa dici, cosa pensi del pedofilo, mi fai una domanda stupida, mi fai una domanda che mi metti in imbarazzo e mi offendi. Scusate, posso rispondere? No. Allora, posso rispondere perché io sono al Senato quando Calderoli parlò in quel modo del ministro, chiedemmo le immediate dimissioni del vicepresidente, perché la seconda è chiaro. Allora, il vicepresidente, no, della seconda più alta carica dello Stato non può parlare così di chiunque. Su questo ci sta anche perché, come stava dicendo Beppe, noi non siamo ideologici, questa è questione di educazione e ragionevolezza. Basta, cioè soltanto quello, non si scende neanche in altre valutazioni, perché non si può definire un essere umano come un orangotango, come un animale. Perfetto. Onestamente neanche il contrario in alcuni. Ma poi anche in merito alla terza domanda che faceva sul fatto che c'è un pregiudicato che insomma viene chiamato in causa dalla legge elettorale. Cioè questo per noi penso che sia da palissiano per tutti, cioè è chiarissimo che è una cosa assurda, è come chiedere a Totò Riina di fare la riforma sulla giustizia. Ma da quando è nato il movimento ed anche prima noi diciamo che sono un partito unico, ecco perché noi non andiamo a parlare, perché parlare con Renzi era parlare con Berlusconi e ci hanno dato l'ennesima conferma. Ok, domanda di 10, rispondo. Vai. Paolo, bisogna dare più microfono. Ma scusate, ma non vedete che... Ma non vi rendete conto che stiamo facendo un'operazione che non ha mai fatto nessuno al mondo? Okay, le votazioni online. I social di iscritti sono 500.000, l'anno scorso erano 300.000, chi vota erano 20.000, adesso sono 30.000, siamo in completa ascesa, ogni voto è certificato da un ente terzo svedese sulla certificazione. Okay. Non vi rendete conto che abbiamo una piattaforma che non ce l'ha nessuno al mondo? Abbiamo delle applicazioni che possiamo votare da casa, oggi il comune, le regioni, possiamo votare le nazionali, possiamo votare le europee da casa, avendo il curriculum delle persone da casa tua, senza pagare 2 euro. Avete presente che cosa stiamo facendo? No, perché non potete non vedere questa roba qua, che è una roba storica, ma non perché l'abbiamo fatta noi, siamo dentro qualche cosa che sta scomparendo, di una rivoluzione straordinaria, dentro non ve ne rendete conto. Cercate di rendervene conto che sta cambiando anche il vostro modo di scrivere, sta cambiando i tablet, stanno cambiando la carta, Sì. Allora, perché le spiego perché solo 30.000? Perché la gente è abituata, le persone sono abituate a stare a guardare quello che fai. Invece qua invece è un percorso mentale. Tu devi convincere una persona che ha sempre votato e è stato a guardare a invece a informarsi, a guardare, a imparare. Così, infatti da 20 sono 30.000 che hanno votato, perché hanno votato sino quelli iscritti fino a giugno. Okay, 500.000. Mi soffermerei sul concetto di solo 30.000, cioè non è solo 30.000. Sì, okay, ma vai, gli altri decidono uno, due persone, cioè facciamo anche questi confronti, vediamo la realtà cosa ci propina. No, scusa, adesso tocca un'altra persona. Non posso, sì, Mustafa della Radio Svizzera, io volevo proprio intervenire su questo tema. Scusi. 30.000 votano, ma quelli che non votano possono essere d'accordo. Cioè, voglio dire, sono 500, non ce l'ha nessuno 500.000 iscritti, nessun partito. Quindi noi dobbiamo digitalizzare la carta d'identità, che è un'operazione leggermente complicata.
Andiamo avanti, siamo in sei persone, reggiamo un blog e un movimento. Andiamo piano. Poi tenete presente che dobbiamo anche fare una certa velocità, perché la rete comporta anche hackeraggi, possono fermarti le votazioni, ci sono un sacco di cose, dobbiamo avere protezioni a certi livelli, essere protetti come sistemi di sicurezza. Non è semplice. Si basa sulla fiducia. Se lei crede che io sia un malfattore, lei può crederlo benissimo, posso occultare i dati, lo può credere. Noi invece tutte le votazioni che facciamo sono certificate da un ente terzo che fa l'ente di certificazione, quindi, e che è uno dei maggiori del mondo. Quindi io mi sento in buona fede. Stiamo. Sì. Ok. Sì, ma non possiamo andare. No, non ce n'è strategia. Stiamo cercando di convincere gli italiani curiosi. Sì. Radio Svizzera, lei ha detto appunto che ci sono dei problemi di partecipazione. Da un anno a questa parte non fa altro che parlare di Movimento 5 Stelle. Eppure io torno sul tema della partecipazione alla votazione per la legge elettorale. 32.000 persone sono un fallimento totale, che voi diciate che non sono pronti a votare, in realtà vi ha votato il 25%. Quindi su questo non potete nascondervi. Questa è la domanda? Perché hai un certo 32.000 persone sono gli elettori che stanno a Sanremo. Il resto dell'Italia cosa ne pensa? Voi cosa pensate della legge elettorale, visto che avete cambiato opinione tre volte quest'anno? No, stai facendo un po' di confusione, perché gli svizzeri sono un po' così. Certo, no. Come il modello Monte Carlo, visto che lei però parcheggia lo yacht, lì sa il modello Monte Carlo come funziona, vero? Io parcheggio, io parcheggio uno yacht, ma dov'è questo? Io parcheggio uno yacht, grazie, la inviterò negli yacht, quando lo parcheggio lì venga ospite, se lo trova. No, il discorso è che lei parla di 2000, qui il discorso è completamente diverso. Qui le ho detto che la minor persone che votano è un processo che sta andando da 20.000 dell'anno scorso a 30.000 di 6 mesi fa a 30.000. Gli iscritti 6 mesi fa erano 300.000, adesso sono 500.000. Andremo alla fine, quando la gente sarà pratica del mezzo e potrà votare in semplicità, e voteranno magari 500, 1 milione di persone. Cosa c'entra? Non siamo un partito con delle sedi. I 3 milioni di votanti, poi se vai a vedere chi ha votato chiunque, nessuno era certificato, nessuno aveva la carta d'identità. Il Gabibbo è andato lì, ha votato 6 volte, 7 volte. Io non voglio sospettare di niente, ma noi andiamo piano piano verso i nostri intenti. Noi discutiamo di una legge, non la imponiamo, noi discutiamo il reddito di cittadinanza, la mettiamo lì, c'è una proposta, loro fanno una proposta, i cittadini dicono no, non mi va questo, non mi va quello, inseriamo quello, io ho fatto l'ingegnere civile, allora vorrei fare questo, io sono un notaio e vorrei inserire questo, inseriamo le cose, e il proponente della legge poi presenta la legge in Parlamento. Cosa c'è di più democratico? Mi spieghi lei, non sarà la perfezione della democrazia, ma il sistema tende a quello, e voi non ve ne rendete conto, pensate ancora del capo che telefona a loro, che gli dice cosa devono dire, ma l'avete sentito parlare? Sanno molte più cose di me, sono molto più preparati di me, io sono un guitto, sono un ex comico e tornerò a fare l'ex comico, perché ho sempre fatto comicità con la politica. Loro sono persone che vanno lì sui libri, sui trattati, c'hanno due palle così tutti qui, ma di che cosa state parlando? Lo yacht a Monte Carlo, neanche se ne avessi 5 yacht a Monte Carlo, se io ho pagato le mie tasse col mio lavoro e non ho chiesto niente a nessuno, ne potrei avere 5 a Monte Carlo, purtroppo non ce l'ho. Prego. Sono Alvis Armellin della Deutsche Presseagentur, l'agenzia tedesca. Volevo ritornare sulle alleanze al Parlamento. Tu, Beppe, hai detto che in Parlamento italiano il Movimento non farebbe mai nessuna alleanza con qualcuno. Volevo sapere se secondo te in Parlamento egualmente ci sono dei partiti per voi intoccabili, non so, tu hai nominato i nazionalisti ungheresi, Marine Le Pen, cioè qualcuno con cui voi non vi mettereste mai a fianco. E poi non capisco sinceramente, no, solo il discorso che fai sulla solidarietà. Hai detto la Grecia bisognava aiutarla, bisogna spalmare il debito, però non vi piace il MES, che è il meccanismo attraverso cui si danno gli aiuti agli altri paesi. Guarda, evidentemente non capisco qualcosa, per favore spiegatelo, grazie. Qua apriamo un altro...
abbiamo un'altra conferenza stampa. Ok, non so se vuoi rispondere sui partiti europei, quella che ha chiesto. Andiamo. Cioè, noi come natura, noi siamo ecumenici, nel senso che noi una nostra proposta, se è condivisa da altre persone, la portiamo avanti. Non c'è problema di destra o di sinistra, se una proposta è valida. Però altrimenti bisogna entrare nei gruppi. Bisogna vedere che il gruppo, quali sarà il loro programma, e alcuni punti, se coincideranno col nostro, potremmo fare qualcosa. Potremmo. Ma non lo so, bisogna vedere chi troveremo. Per adesso noi andiamo lì e forse siamo il primo movimento in Italia. Non si deve entrare necessariamente nel gruppo. Non si deve entrare necessariamente nel gruppo. Vedremo. Cioè, si può anche fare come facciamo qui in Italia. Quindi su proposta che può partire anche. Ma in Parlamento c'è un gruppo misto che si chiama Sì. Okay. Dipende dal numero anche. Oppure facciamo un gruppo autonomo. Noi vogliamo incidere nel Parlamento. Oppure potremmo fare un gruppo autonomo nostro. Ecco. Cioè, possiamo fare un gruppo sulla questione del MES. Ci vogliono sette rappresentanti. Meccanismo, quello che giustamente dicevi, cioè la questione è voi siete per la solidarietà, poi non siete contro il MES. E lo strumento può avere la migliore finalità teorica possibile e poi essere utilizzato per i peggiori crimini possibili. Allora, se tu mi dici che il MES doveva nascere con quell'idea, io concordo perfettamente con te, lo scopo è nobile. Poi vai a leggere il meccanismo con cui si dovranno prossimamente a livello europeo salvaguardare le banche in fallimento. E vedi che l'Ecofin ha determinato che non si può più seguire la strada che ha deciso l'Europa sulla via politica, ma nei prossimi 10 anni le banche potranno essere salvate tramite l'intervento degli stati oppure l'intervento del MES. Quindi ecco perché cosa poi nella realtà viene utilizzato il MES, per salvare le banche. Allora è lo strumento che bisogna controllare, perché il MES non è più lo strumento nato per la solidarietà tra le nazioni, è per salvaguardare le banche. È fantastico perché tu dai dei soldi al MES e il MES poi te li presta, i tuoi. Adesso si sta pensando a un fondo di redenzione, non so se l'avete sentito già questo nome un po'. Fondo di redenzione che nell'idea dovrebbe essere proprio quella degli eurobond, quindi spalmare il debito ove c'è bisogno, però si sta ripresentando lo stesso meccanismo del MES, quindi paesi più indebitati come noi ad esempio dovremmo partecipare per ben il 40%, cosa che è impossibile perché continuiamo a fare debito pubblico esattamente come abbiamo dovuto fare per aderire al MES, perché non più tardi dell'anno scorso abbiamo fatto altri 6 miliardi di debito pubblico per andare ad aiutare la Grecia. Ma si salva uno e si affonda l'altro, posto che poi c'è da dire il Fondo Monetario Internazionale, che detta i criteri al MES, ha ammesso il fallimento della politica della Troica, lo ha ammesso proprio perché, come diceva prima Carlo, tutti i parametri macroeconomici, tutti i parametri di questi paesi sono peggiorati, addirittura debito PIL, deficit PIL sono tutti peggiorati. Prego, Alfred. Ecco. Alfred, Danimarca, Politiken, so che Danimarca è uno dei paesi ti volevo riportare a San Francesco. San Francesco, poi accordo con Bonifacio VIII, l'ha fatto, insomma. Quindi c'erano dei margini. Ecco, tutto va avanti così, nelle prossime elezioni voi vi trovate di solito in opposizione. Non credo che tu abbandonerai, che il movimento abbandonerà. Quali sono i margini, si chiede, nei paesi nordici luterani? Quali sono i margini per cui il Movimento 5 Stelle può fare qualche cosa? Perché non si capisce al nord Europa, per voi con un potenziale così enorme di voti, di deputati in Parlamento, senatori, non contribuite a fare, non a criticare. Su quali mi l'hai già detto? In Danimarca si parla di eolico, di reddito praticamente per tutti ed altri elementi che voi proponete sempre. Se il PD, per ipotesi, se al governo e pone questi temi, così la vostra potrebbe cambiare? Assolutamente. Ma è ovvio. È ovvio. Solo che magari facessero una proposta così. Ma mi scusi, l'ho detto prima, sì, le proposte avvengono così, in televisione o nei salotti, il PD dice siamo contro la guerra e gli F-35, poi vanno lì e votano a favore degli F-35. Allora tu dici, è questa, è l'ipocrisia, perché a questi non gliene fotte niente del paese,
è un sistema che non funziona più. Signore, veramente, è un sistema che non funziona. È un sistema di lobby ormai che si sono spartiti questo paese. È lo stesso sistema che ha portato l'Italia in questa situazione. È un sistema, e noi siamo stati, ripeto, obbligati a pensarne un'altra, a pensare un'altra Italia e a pensare un'altra Europa. Fateci sognare, perché se noi non possiamo sognare, noi non facciamo dormire. Senta, posso dire? Cioè, sì. Lei capisce, quindi. Posso dire una cosa? Sì. Guarda, Beppe, in realtà, guardi, le do questa notizia: noi chiediamo sempre l'alleanza PD. Sa quando? Quando ad esempio abbiamo presentato una mozione, avevamo il parere favorevole del governo per investire. Dal momento che il governo Letta parla sempre di investimenti che sono necessari in questo paese per investire nel dissesto idrogeologico. Ebbene, il Partito Democratico ci ha detto no, e in un paese in cui quando piove si muore. Si muore, ma neanche nel quarto mondo si muore quando piove. Il Partito Democratico in questo non si allea con il Movimento 5 Stelle e con quella gente che soffoca e annega quando piove. Non si sta parlando di alluvioni quando piove. Questo è inciviltà. E noi abbiamo chiesto lì l'alleanza del Partito Democratico. L'alleanza l'abbiamo chiesta, anche per tassare il gioco d'azzardo, per esempio, no? Un provvedimento. L'alleanza l'abbiamo chiesta anche per tassare il gioco d'azzardo e con quei proventi abbattere la seconda rata dell'IMU. Anche su quello ci hanno detto di no, e c'è un video in rete che testimonia quello che è accaduto in commissione, cioè il voto contrario a questo provvedimento, cioè a tassare le slot machine, il gioco d'azzardo, per mettere quei soldi, quei proventi, per levare la seconda rata dell'IMU sulla casa. Parlano di spese. Review. Revisione della spesa per le piccole imprese. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'IRAP per quelle imprese che hanno almeno 10 dipendenti. Abbiamo chiesto l'alleanza al Partito Democratico dal momento che anche Renzi parla di abolire l'IRAP. Il nostro disegno di legge per l'abolizione dell'IRAP alle piccole imprese è lì, a Montecitorio. Allora, non vuole farlo perché il Movimento 5 Stelle che lo copiasse, lo facesse al conto del Partito Democratico, lì avremmo il nostro 51%, l'importante è farle le cose. Yossi, vai. Ecco, sono Yossi Bar, dalla stampa di Israele, Radio di Israele. Fra le tante cose che il suo movimento, lei è stato bollato, che siete antisemiti e fortemente anti-israeliani. E magari possiamo sentire da lei il suo pensiero. Questo è stato basato sui post che sono stati divulgati nel suo blog. Assolutamente post, non antisemiti, no, c'erano dei commenti, anzi c'è stato un momento di negazionismo, queste robe che venivano a commentare alle 3 di notte, poi non si sapeva chi erano, dei nickname. Un giorno chiamai Mastella, anche ministro della giustizia, penso a Mastella, abbiamo di intervenire su queste cose. No, questo concetto parte da un vostro inviato che è venuto a casa mia, molto mellifluamente, si è finto un amicone, è venuto lì, ha fatto un'intervista per il vostro giornale, come si chiama, quello di Tel Aviv, il maggiore, il suo concorrente, sì. E poi, dato che mia moglie è iraniana, mio zio, mia moglie è figlia di iraniani, mio suocero era iraniano, la discussione è andata lì. Allora la discussione è andata lì di un mio spettacolo che facevo sul fatto delle traduzioni dei libri dei palestinesi, delle traduzioni degli arabi, delle traduzioni del mondo orientale in generale, veniva fatta da un'organizzazione che si chiama Memri, un'organizzazione che traduce in tutte le lingue europee tutto quello che viene dalla Palestina, dall'Arabia Saudita, tutto ciò che viene, ed era condotto da un colonnello del Mossad di israeliano, e ci fu questa traduzione di questi libri fatta da traduttori, diciamo, non coinvolti nell'istituto, neutrali, fatta fare dall'ex sindaco di Londra, che tradusse dei libri palestinesi tradotti bene nella lingua francese, tedesca e italiana.
e venivano fuori proprio delle parole committente capovolte da sionismo, antisionismo, quindi certi ragionamenti fatti venivano capovolti proprio, quindi per far apparire magari certi filosofi, certi poeti palestinesi anti qui, anti là. E lo stesso mio suocero un giorno si accorse dal labiale che certi discorsi di certi persone arabe, di arabi e di venivano tradotte male. Venivano tradotte male. Ora basta una parola tradotta in un altro modo, qui il senso cambiava. E questa gestione di questa cosa era di una società che si chiama Memory, Middle Research Institute Memory, che era gestita da un colonnello del Mossad. Siamo entrati in questa discussione, che era uno spettacolo che facevo sette anni prima, il rapporto si è interrotto, io non sono figura se sono anti-israeliano o no, i miei amici più intimi sono ebrei, ci prendiamo per il culo, volevo anche fare un discorso al capo rabbino di Roma, abbiamo un incontro per togliere questa roba qui di razzismo, di antisemitismo, di negazionismo, per l'amor di Dio, dove c'è un commento così se me ne accorgo lo tolgo subito, se no chiamo io la polizia e do la traccia IP in modo che la denuncia parta direttamente a chi fa i commenti razzisti o antisemiti. Ecco, questo è un po' la storia di mia e nei confronti del popolo israeliano. Prego, tutto lì. Buongiorno, Christopher Ramsey del Wall Street Journal. Il reddito di cittadinanza mi sembra il nocciolo concreto del vostro programma per anni e anche di Beppe Grillo per anni. È un tema abbastanza vasto, ci sono varianti dal basic income in Germania, anche il presidente Nixon ha fatto una proposta che è stata bocciata dal congresso americano 40 anni fa. La mia domanda è se ci può spiegare l'archeologia di questo suo interesse, dove pensa che andrà, perché il proposto di legge che avete fatto in Parlamento mi sembra definito in un certo modo interessante, però lei ha detto che vorrebbe vedere un reddito di cittadinanza dato dalla nascita fino alla morte, che è differente della proposta di legge. Allora, questo è il primo passo, siamo coi piedi per terra in questo momento, questo sistema, la proposta di legge la stiamo dibattendo in rete, sarà quella di dare un reddito di cittadinanza in cambio di un lavoro di cittadinanza, cioè tre lavori in tre anni, se si rifiutano i lavori si perde il reddito di cittadinanza, e per poi arrivare poi a una fase progressiva se si farà, ogni nazione ha un reddito di cittadinanza che poi adegua alla propria condizione economica e finanziaria. Io ho detto questo perché con la scomparsa del lavoro, perché il lavoro sta scomparendo, e con l'aumento della produttività, cioè delle macchine, il lavoro delle macchine, il lavoro umano, il lavoro scomparirà sempre di più. Tenete presente che un frigorifero fatto 30 anni fa oggi costa un terzo di quello fatto 30 anni fa, il frigorifero. Se andate a vedere un parrucchiere di 30 anni fa, oggi il parrucchiere costa tre volte di più. Vuol dire che tutto ciò che fa l'uomo costa molto di più perché è tassato, mentre la macchina lavora in nero. Quindi ovviamente il lavoro andrà verso quella direzione lì, far lavorare la macchina, la produttività aumenterà, quindi la crescita non dà posti di lavoro. Quindi pensare di combinare questi parametri che ci hanno, il PIL si aumenta, crea benessere fino a un certo punto, poi le due tangenti col benessere si distanziano, il PIL va su e il benessere va giù, perché gli effetti collaterali sono molto di più, cioè dei costi sono molto più dei benefici. Se andate a vedere il PIL di una nazione, lo smontate, il PIL, dove nasce il PIL? Sarebbe bello capire come si chiama, perché si chiama prodotto interno lordo, quando chi l'ha inventato, Kuznets, che era un matematico bielorusso, ha preso il Nobel nel 70-71, ma non l'ha chiamato prodotto interno lordo, ha cercato di fare un conteggio, che eravamo prima della guerra, cioè cercare di capire, di dare un senso alle spese, ai costi, l'ha chiamato costo interno lordo, non prodotto interno lordo. Ci sarà un motivo se costo e prodotto sono due parole completamente diverse, si vede, se lei analizza oggi il PIL, il famoso PIL, prodotto interno lordo, vede che un terzo sono cose fatte male,
il lavoro fatto per costruire cose malfatte, un altro terzo è il lavoro fatto per riparare le cose malfatte e un terzo è lavoro giusto fatto giusto col lavoro giusto. Allora si potrebbe lavorare un terzo di tempo per fare un terzo, cioè solo le cose giuste. Ditemi che sono pazzo, sono i vostri discorsi sui vostri giornali che leggo da 20 anni. Io sono andato da Weizsäcker, Wuppertal, fattore 10, fattore 40, vedevo progettare gli oggetti, pensavo che l'economia fosse questa, progettare una cosa col buon senso, con un'energia alternativa, dire bene da qui a 10 anni cosa costruiamo, automobili, cosa costruiamo, cemento, oggi costruiscono in 3D, con una stampante 3D case di legno, in stampante 3D, e noi di che cosa parliamo? Di fare muratura, cemento, noi dobbiamo ristrutturare il territorio, riconvertire le industrie, parlare di mobilità, non di automobili. Parlare e cambiare completamente la concezione. Allora l'energia si deve partire da lì. Se non partiamo da lì non succede nulla. Col fossile, ancora fossile, pozzi di petrolio, gas, ancora fossile. Non è possibile. Oggi le case possono produrre quel kilowatt in più che metti a disposizione del tuo vicino di casa se ci fosse una distribuzione come internet. Io sono produttore e consumatore. Oggi la tecnologia ti può fare arrivare un sacco di robe, tutti gli oggetti li puoi inserire, puoi muovere un oggetto a 2000 chilometri, puoi gestire quello che vuoi, e sempre in un modo sempre più semplice. Abbiamo gli occhiali dove sei collegato. Mio figlio, io ho 6 figli, hanno un altro DNA a 18 anni. Infatti i nostri sostenitori vanno il 40%, sono da 18 a 45 anni, sono lì. È la fascia forse più colta, la fascia più disposta anche a rischiare qualcosa. Non certo quello di 70 anni che non vuole rischiare nulla. Non vuole rischiare nulla, questo è un rischio, ci siamo presi tutti, a me chi me l'ha fatto fare, di parlare di Europa, mi vedete io che vado là, ci sono andato in Europa, sono entrato in questa sala, mi guardavano così, avevano questi traduttori, c'erano Occhetto, gente di 80 anni, 90 anni, messi lì da 20 anni, dicevo ma ecco, ma non sei morto, no, sono qua, da 20 anni, tutti i nostri resti della politica buttati lì, la commissione, tutti uscivano con l'auto blu, c'è stata l'auto blu, avevano dei comodo, ho visto dei Commodore gialli che non usiamo neanche più, cioè ho visto un paese nostro, i nostri, ha detto ma cosa fate? Ma ho delle cartelline. Il Belga là, sono stati 3 anni, quasi 3 anni senza Parlamento, il PIL è aumentato, il benessere è aumentato, si sono rilassati tutti, senza Parlamento. Noi parliamo del Parlamento che non c'è, parliamo di parole vuote, il Parlamento non c'è, non delibera, non fa niente, le rivoluzioni, il Parlamento dovrebbe controllare le spese, controllare la fiscalità, le entrate e la fiscalità, e quando tu togli questo potere al Parlamento sono nate le più grandi rivoluzioni della storia, perché nel 1640 Londra, la rivoluzione inglese, cominciò proprio perché re tolse al Parlamento questa prerogativa di controllare le spese, le imposte e di quel genere, e la rivoluzione americana fu così, il re di Londra tolse alla Virginia e al Massachusetts il problema di controllarsi le spese, tolse quella roba lì e scoppiò una delle più grandi rivoluzioni della storia. E noi abbiamo un Parlamento che non c'è, che non esiste, che siamo noi a gridare, a dare sul tetto per salvaguardare la Costituzione.